Maria, prego. Mucchino, intanto gli altri ospiti anche si accomodano. Cerchiamo di trattare i due casi. Santanchè, buonasera. Emiliano. Buonasera. Alessandro buonasera. Di Battista, cosa c'è di strano buonasera. Nel caso Santanchè? Ma insomma, a parte la responsabilità della scelta della Santanchè, tutta della Meloni, che ha scelto questo ministro che già aveva, come dire, una serie di guai giudiziari. I garantisti diranno sicuramente è innocente fino a sentenza passata in giudicato. Io dico soltanto questa cosa, le dico a tutti i cittadini. In questo momento il ministro del turismo, che poi nessuno ricorda delle riforme o dei successi politici della Santanchè durante questo governo, è indagata per truffa aggravata all'INPS. Parliamo di un utilizzo truffaldino della cassa integrazione del Covid. L'INPS dipende dal Ministero del Lavoro. Dunque, la Santanchè, che è ministro del turismo, si siede nello stesso Consiglio dei Ministri accanto al Ministro del Lavoro, la Calderone, che supervisiona sull'INPS. Questa roba è inaccettabile in qualsiasi paese civile. Per opportunità politica, la Santanchè, che credo che qualora dovesse arrivare il rinvio a giudizio, la spingeranno alle dimissioni, gli stessi esponenti anche in chiave europea, visto noi ripuliamo, eccetera, eccetera, gli stessi esponenti del centrodestra. Ma si sarebbe già dovuta dimettere perché è indegno dal punto di vista politico che un ministro, che ripeto è indagata per truffa aggravata ai danni dell'INPS, sia seduta di fianco al ministro che supervisiona l'INPS. Italo Bocchino. Tra l'altro parliamo di denaro pubblico di fatto. Nella Costituzione italiana, che in questa trasmissione viene definita a volte giustamente la più bella Costituzione del mondo, c'è un articolo che scrive che si è innocenti fino a prova contraria. E per prova contraria si intendono tre gradi di giudizio. Ma parlando della Santanchè, perché donna, perché di destra e perché figa, non si dà la possibilità prevista per tutti i cittadini italiani dalla Costituzione. La Santanchè al momento è accusata, l'accusa è solo un'accusa, poi i giudici si occuperanno della vicenda, quando i giudici diranno che cosa è accaduto, io stento a credere che la Santanchè si sia messa a occuparsi dei dipendenti che facevano, anzi mi sono informato prima di venire, il Consiglio d'amministrazione aveva dato una delega formale ad una persona per la gestione del personale, si occupava solo ed esclusivamente questa persona del personale, quindi c'è una sua evidente stranezza negli atti che sono oggi dell'indagine e domani saranno probabilmente potrebbero essere processuali. Quindi io direi, prima di essere così giustizialisti, c'è gente che si è suicidata per il giustizialismo. Stai attento alle Battista, parole. Poi l'equivoco di fondo è sempre questo, che poi il giochetto che utilizzano questi garantisti a correnti alternate, ovvero giustizialismo. No, sono garantista anche con te. Non c'entra niente. Aspetti. Non c'entra niente. In passato esponenti del centrodestra hanno chiesto per me giustamente le dimissioni di esponenti del centrosinistra per opportunità politica. Quindi non c'entra niente. Sì, abbiamo poi, visto il cartello, la stessa non si dovrebbe dimettere, addirittura sta subendo lei una persecuzione politico-mediatica in quanto donna. Figa, così ha detto lei, ho sentito male. Una donna figa. Però, che cioè, livello è una categoria dove noi non pensiamo che ha detto non è possibile. Guarda, cioè, siamo detto a dei livelli di Battista, che non potendo minimamente difendere, mi ricordo la Boschi utilizzò questo stratagemma, mi attaccano in quanto donna, in quanto bella donna. Cioè, una roba veramente patetica. Ripeto, è accettabile che si consenta a un ministro che è indagato, è vero che non è colpevole, perché è vero quello che dice, per l'amor di Dio, ma è indagata è per utilizzo truffaldino di denaro dell'INPS, possa sedersi di fianco al ministro, sua collega, che deve supervisionare sull'INPS. Esiste in un paese l'opportunità politica, certe persone magari indagate, ma scusate, ma voi affidereste vostro figlio ad una persona indagata per stupro, per accompagnare ma la scuola? Ma è indagata che per ragionamento stupro? È? Ma invece una bestemmia, è la fattispecie. Ma allora, avete storace, invece necessariamente visto l'intercalare, dobbiamo passare per Elisabetta Piccolotti prima, io non l'avevo capito. Trasferta, invece sul serio era, per in quanto no, figa. La prima cosa è che io... Mica diciamo, l'ho detto non io. È solo un consiglio, è proprio una richiesta agli uomini che sono in studio di astenersi dal commentare l'aspetto fisico di una ministra. Non è né bella né brutta. Sono d'accordo, tutto io non l'ho detto. Ho detto basta, che è glamour. Basta.
basta, voi perché siete, lo fate voi che solo siete, con le donne. Voi che siete nessuna progressisti. Nessuna di noi, no, nessuna. State sbagliando tutto. Voi che siete progressisti di glamour. Ma quale noi diciamo figa, con la G. Ma io non l'ho mai pronunciata. Vabbè, comunque diciamo, ha scelto comunque un termine ambiguo. È bene chiarire questo aspetto. Intendeva di tendenza. Vogliamo vedere perché di tendenza, Santanchè. Guardiamo perché di tendenza. Digliela lui. Soprattutto dai paesi dell'est, ma anche dall'Africa, cosa fanno? Vengono in Italia per alcuni mesi, rubano, stuprano, sono mantenuti. Le spiagge in posti meravigliosi, le cosiddette spiagge libere, ci sono tossicodipendenti, rifiuti, quelli che sono in studio, calma, che lavorano dal panettiere al ristoratore, sa che gli girano le palle alla sua testimonianza? Ma io voglio dire, ma siete matti? Ma voi sapete quanto tempo ci vuole a costruire una destination, una brand reputation? E voi fate una roba del genere? È molto figa. Vedi, il problema non è la piega dei capelli della Santanchè, il problema sono le sue posizioni politiche, le cose che dice. E io vorrei ricordare che questo governo ha già scelto di spingere alle dimissioni un sottosegretario, uomo, Sgarbi, per tutta una serie di guai giudiziari che alla fine sono venuti a galla nella loro interezza. Ora, se la ministra Santanchè è completamente estranea ai fatti, non lo può decidere Bocchino, lo decideranno i giudici e vedremo se verrà rinviata a giudizio. Fatela finire, poi parla storace. Nel frattempo, no, nessun giudice si è espresso. Dei dubbi nessun giudice, finirà. Nessun giudice allora, perdonatemi, abbassiamo lo studio. Conclude Piccolotti, poi risponde Storace, prego. Io penso che nessun così giudice come si è espresso. Nessuno vorrebbe un amministratore di condominio indagato per truffa ai danni del condominio. Non nessun giudice si è espresso. Allora, passiamo lo studio, andiamo su di me. Da questa parte dicono è un senso di opportunità politica, al di là della condanna o meno. Storace, che ne pensa? E poi apriamo l'altro diciamo capito. L'unica cosa che mi fa un po' sorridere, il parallelo che fa Alessandro Di Battista sulla seduta del Consiglio dei Ministri, sembra che lo scandalo sia che si chiedono. No, vi assicuro che il problema è veramente un altro. E ti racconto una storia breve, per rispetto alla trasmissione, in cui sono capitato io. Perché non potete farla sempre così, anche a me dà molto fastidio l'accusa di truffa, ci mancherebbe, e credo che farà bene se davvero i giudici diranno che c'è un minimo di possibilità di sostenere l'accusa del dibattimento, rinviarla a giudizio e quindi a dimettersi. Però poi sono tentato anche a dire l'altra cosa, io vedi Di Battista, io mi sono dimesso da ministro un minuto dopo aver letto su un articolo di giornale che ero indagato per spionaggio, non per truffa. Sai quanto ho dovuto aspettare? Ecco perché c'ho la tentazione di dire alla Santanchè, aspetta. 7 anni per essere assolto con formula piena. Sta roba non funziona. 7 anni. Non funziona, capito? La persecuzione è questa. Però ora, siccome fanno tutte le norme in Consiglio dei Ministri, oggi hanno deciso che ci sono i test attitudinali. Per l'ingresso. Per l'ingresso in magistratura, non durante. Quanto dobbiamo aspettare per avere delle norme che velocizzino la giustizia? Quanto dobbiamo aspettare? Lo devi dire all'associazione. Non vi bruciate tutto il tempo. Manca Emiliano, ma manca anche la Russa. Guardate, la Russa ha un riassunto. Che possa essere sotto ricatto Berlusconi. Ah, scusi, non l'ho fatto apposta. Si levi da dietro, per favore. Mi dà pedate da dietro. Mi dà pedate. Quelli che vennero uccisi non erano biechi nazisti dell'SS, ma erano una banda di semipensionati, una banda musicale, sì. Musicale. Nel sottopancia cosa metto? Presidente del Senato, semplice cittadino, dirigente di Fratelli d'Italia. Metti quel che cazzo vuoi. Ci sono figure che diventano iconiche. Decisamente il Presidente del Senato è una figura che rappresenta in ogni caso un mondo, una parte politica, una cultura politica. Quando si scopre che in un'ora ha guadagnato 1 milione comprando e rivendendo casa, il problema sorge o no? Piccolotti, Di Battista, Pochino, Storace. Beh sì, io penso che il problema sorga e che debbano spiegare come mai hanno fatto questa manovra con questo utile record, con tutto un passaggio di soldi molto complicato perché c'è una caparra versata ancora prima che la casa fosse nella loro disponibilità. Allora qualche magistrato
ha il dubbio, io credo legittimo, che alla fine questi soldi servissero a cercare di appianare i guai delle aziende della ministra Santanchè. Ora, è possibile che di fronte a una cosa del genere non si senta il dovere di spiegare? In qualsiasi altro paese europeo, per molto meno ci sarebbero state Italo dimissioni. Italo Bucchino, vi chiedo di essere sintetici perché abbiamo molte cose che discutere. Bucchino di Battista Strage. Molto sintetico, la narrazione è errata, nel senso che formalmente la vendita è avvenuta nello stesso atto, nel repertorio successivo, quindi in un'ora, ma l'operazione è completamente diversa. Nel codice civile c'è, c'è il compromesso e poi la vendita. Non è vero quello che dice la Piccolotti, cioè la quello che accade è che Alberoni doveva vendere questa casa, non trovava nessuno che se la comprava, l'aveva messa in vendita con un'agenzia, non aveva trovato la non aveva avuto la possibilità di venderla, ha trovato chi si è comprato con il compromesso la casa, ha fatto i lavori per riattarla perché la casa era devastata, l'ha messa sul mercato, un imprenditore è arrivato e ha fatto il compromesso. Poi dopo N mesi, sistemata tutta la documentazione urbanistica, si è andati dal notaio e si sono fatti i due atti. Quindi è proprio completamente sbagliata la narrazione. Non è l'affare, voi lo raccontate come l'affare. Entriamo dal notaio, lui mi vende la casa 2 milioni e 4, io la vendo a lei 3 milioni e 4. Si risparmia un notaio, no, diciamo, un passaggio 10 mesi notaio. Prima, vengo da te che non riesci a vendere casa. Aspetta, me la prendo, ci spendo centinaia di migliaia di euro. La faccio carina per venderla. E la presumo verrà sicuramente sulla data all'indagine della finanza. Per me è politicamente indegno a ricoprire quella carica, la seconda carica dello Stato. Vergogna di per queste parole. Vergogna di per queste parole. Vergogna. Per lui non è un problema. Aspettate, lasciatelo finire. Vieni meno rispetto per le istituzioni. Durante il peggior tradimento della storia repubblicana, ovvero il centrodestra con Berlusconi, avallarono quell'intervento militare infame sulla Libia di Gheddafi e la Russia era ministro della difesa. Ma che dici? Per me già per questo un uomo che ha tradito gli interessi nazionali a vantaggio della Total e a discapito dell'Eni non dovrebbe mai ricoprire quel ruolo. No, su no. Questo loro stanno zitti, no, perché sotto parlato. Lo sanno che dico la verità. Da solo, e oggi la seconda carica dello Stato è colui che ha tradito maggiormente gli interessi nazionali da ministro della difesa. Storace. E paghiamo le conseguenze di quella guerra. Dice Di Battista, la storia dell'inadeguatezza parte da lontano. Certo. Guarda, ministro della difesa, che devi insultare le persone in questa maniera, dire che è politicamente indegno, qualifica lasciato per la Ristorace ora, prego. Anche qui altro processo con Napolitano e mi hanno assolto per la parola indegno. Vedi, usi le parole giuste. Però ti voglio dire, non è sta cosa così che appare così come la racconti tu. Certo. Perché Gheddafi forse c'è qualcos'altro che è successo, non è che l'ha determinato un atteggiamento di governo. Se tu metti insieme le cose che insieme non stanno, non ti capisce più nessuno. Vai a vendere i libri, fai tutto quello che vuoi, ma la politica è un'altra cosa. Ti rendi conto che non ha detto niente, cioè in 20 secondi non ha espresso un concetto. Esattamente per stare no, al tema io tuo. Ho criticato pensare politicamente tuo, ricordando delle cose. Capito. Ha messo insieme cose, vende i libri, cioè se queste sono le difese vostre allora, è patetico. Non lasciamo è non detto no, la devi smettere passaggio. Di insultare. Non sapete che dire. Io quello che ti voglio dire, la devi smettere di insultare dire. Le persone. Per me è politicamente non indegno, non perché è un se vuoi ti ricordo tutti i ministri che ci avete scartabellato. Allora, penso che potremmo dire con elenchi del genere Toninelli, fare vai. Tardi manca un tema, non dobbiamo dimenticarlo, abbiamo visto Emiliano cosa ha detto l'altro giorno in piazza, l'aveva già detto un paio d'anni fa, Telenorba, guardate. Antonio De Caro tornò in comune molto spaventato e mi ricordo che tornammo insieme in due da soli a casa del responsabile del luogo dove questo evento era avvenuto e io gli dissi: l'ingegnere amico mio sta qui perché deve proteggere i vostri bambini dalle automobili. È tutto chiaro? Che c'è di male, Italo Bocchino? È inquietante, inquietante. Intanto è vero perché De Caro non interrompe quando in questa intervista a Telenorba parla Emiliano e non l'ha interrotto in piazza questa settimana. Io dico solo una cosa per spiegare che cosa è successo. Immaginiamo quando Storace era presidente della Regione Lazio. Storace accompagnava un suo assessore dalla sorella del capoclan Spada nella zona di Ostia e diceva: ti affido il mio assessore. E poi usciva fuori questa notizia. Io vorrei vedere quella puntata di martedì. Storace impalato qui. Invece di Emiliano che cosa stiamo dicendo? È una cosa inquietante. Emiliano può essere anche mi perdoni, l'uomo finora l'hanno detto grande, tutti. È una no, di Emiliano no, no, anche attenzione. In questa puntata di attenzione, martedì. Però attenzione. Allora io ad Emiliano
do l'attenuante dell'atteggiamento levantino. Sicuramente non è un uomo colluso con la criminalità organizzata, lo conosco. Controllo io, mi ritengo certo. Però voglio dire, a quell'atteggiamento levantino, a parte che non è vera la storia di Bari Vecchia che racconta lui, che fu fatta con un piano durante il governo Berlusconi, tutte fesserie. Di De Caro invece non mi piace l'atteggiamento, perché De Caro sta zitto. Si tiene questa cosa, va da Piantedosi a negoziare la commissione d'accesso, se possibilmente. Sa benissimo che accade, dice Piantedosi, ne prendo atto. Poi va e fa tutto questo per la campagna elettorale dell'Europea, infatti la Schlein annuncia la sua candidatura all'Europea. Ancora sta cercando, ora glielo domanderemo. Io temo che stia cercando l'immunità. Io temo che stia cercando l'immunità. Ma siamo al ribaltamento di quello che è accaduto. Sentiamo, c'è un'amministrazione comunale di persone che non sono colluse con la mafia e mi fa piacere. C'era aspettate, lasciatela parlare. Principale municipale, la parola alla difesa, Piccolotti. Abbassiamo lo studio, parla Piccolotti. Il comune era infiltrato. Perché non c'è nessun atto e nessuna carta che testimoni di un anche più lontano coinvolgimento del sindaco e della giunta. Quindi c'è un'amministrazione di persone oneste che hanno completamente ribaltato la situazione a Bari, combattendo metro dopo metro la criminalità organizzata, e i baresi lo sanno, tanto che sono andati in piazza a migliaia e migliaia. C'è un problema perché la mafia esiste a Bari. E quindi c'è anche un'indagine con 130 arresti. Il ministro Piantedosi, siccome c'è la campagna elettorale, siccome il centrodestra non è il candidato, siccome non hanno uno straccio di argomento, che cosa apre il calderone di una Francesco commissione Storace. Allora, che serve a fare la campagna elettorale. E in questo clima si aggiunge il fatto Emiliano, ma dice lei, guardate che il quadro completo da guardare, Storace. Diciamo che non è esattamente così questa storia. La seguo anche giornalisticamente. De Caro è a capo di un'amministrazione che ha visto un'azienda municipalizzata, quella del trasporto, al centro dello scandalo. Lo ha messo l'ex presidente di questa azienda, non io, non lui. Le assunzioni su segnalazione del politico, del dipendente e del mafioso, lo ha detto al telegiornale. C'è una società lì, no, perché è facile dire Storace, le chiedo di essere breve. C'è una società che, guarda caso, ha gestito quei concorsi, quelle selezioni all'interno di quell'azienda, identica a quella che l'ha fatto nella regione Lazio, chiamata Concorsopoli. Tutto questo cosa ha comportato? L'inchiesta della magistratura. 130 arresti in una città di 300.000 abitanti. Cioè c'è una città devastata da un'inchiesta, con un'amministrazione comunale colpita. È così, è inutile che cerchi di difendere chi è indifendibile. Lei ha scoperto ora che esiste la mafia a Bari, perché la mafia controllava Bari, controllava gli stalli del mercato. Attenzione, è un film questo. Ma che siamo solo davanti a una pausa, guardiamo a me. A vedere questo adesso facciamo tutte queste domande a Eli Schlein e poi riprendiamo.